Sempre al centro la questione della cava del Cornizzolo. Come oggi voi garantite, insomma, che non si ripeteranno situazioni come la cava di Civate, anche perché avete un progetto ben chiaro su come intervenire sul sito? Certamente, è ovvio che situazioni come quella di Alpetto nel comune di Cesana Brianza non sono più attuali, sono anacronistiche. D'altra parte bisogna anche pensare che quella cava è nata negli anni 60 quando non c'era quella cultura dell'ambiente e quella sensibilità per l'ambiente che c'è oggi. È come negli anni 60 si costruivano delle cose che le vediamo ancora adesso sono bruttissime, ma questo non vuol dire che non si costruisce più, si costruisce in maniera diversa. Lo stesso per le cave, non si coltiva più come si coltivava in quell'epoca, ma si coltiva su un progetto che già in fase di progettazione tiene conto del recupero ambientale, che deve essere fatto contestualmente alla coltivazione per poi passare al recupero finale, non solo la coltivazione e poi alla fine della coltivazione il recupero ambientale. Lei ha accennato al discorso che siamo in un periodo di crisi e un po' tutte le aziende sono in sofferenza. Un'eventuale mancata via di questa cava potrebbe avere anche degli impatti significativi non solo sull'azienda Holcim, ma anche sulle parecchie centinaia di posti di lavoro che lavorano con l'indotto dell'azienda. Certamente, allora bisogna pensare che noi abbiamo due stabilimenti attualmente a ciclo completo e lo stabilimento di Merone, da quando ha chiuso la miniera di Alpetto e quindi il calcare non arriva più con la teleferica, ma dobbiamo andarlo a prendere lontano a Lecco, Bergamo, Brescia, i costi rispetto all'altro stabilimento che invece ha le cave più vicine ha dei costi enormemente più elevati e non sostenibili a lungo periodo. Inoltre, l'andare a prendere del materiale così lontano non è solo un aggravio economico, ma anche dal punto di vista ambientale. Trasportare 1 milione di tonnellate all'anno significa 33.000 camion all'anno, 150 camion all'anno che potrebbero arrivare da Brescia, e quindi con un aggravio ambientale enorme. Quindi, in parole molto povere, siamo un po' di fronte a un bivio produttivo. Certamente, nel senso che uno stabilimento ovviamente senza materie prime non può andare avanti e per produrre cemento non si può pensare, soprattutto in un periodo come quello attuale, di andare a prendere con dei costi esorbitanti il materiale a più di 100 km di distanza. Il tema all'ordine del giorno è la cava del Cornizzolo. Come oggi avete un progetto che prevede come saranno i lavori, come sarà dopo la fase di estrazione o avete in mente ancora di prepararlo? Allora, quello che abbiamo in questo momento sono delle idee, sono i principi che possono guidare una progettazione per l'individuazione di una soluzione che possa essere sostenibile, quindi compatibile con quello che è il contesto locale. È ovvio che nella fase di progettazione ci sono tante informazioni, ma anche indicazioni per poter prevedere un progetto che sia ben inserito nel contesto locale. Oggi, nelle attuali condizioni, questo non è possibile. Dobbiamo aspettare ad avere più elementi per potersi sviluppare. Siamo convinti che con la proposta dei principi guida che abbiamo illustrato si possa arrivare a sviluppare una soluzione sostenibile. Come oggi ve la sentite di garantire che non si assista più allo scempio della cava che c'è sopra Civate? Allora, dico due cose. Sicuramente sì, non è questo il nostro obiettivo. E la seconda cosa è più importante ancora, questo non sarebbe possibile con i processi e gli iter autorizzativi che ci sono in questo momento. Un progetto per poter essere autorizzato dovrebbe essere sottoposto
a diversi processi autorizzativi, quindi progetto d'ambito, valutazione impatto ambientale, progetto attuativo e autorizzazione paesaggistica, dove tutti gli aspetti del progetto verranno vagliati dalle autorità competenti e con il coinvolgimento in alcuni casi anche del pubblico. Quindi non è pensabile oggi che si possa autorizzare un progetto che non risponda a certi requisiti minimi.